Amici, bentornati su questo canale. Ci eravamo lasciati col video precedente che la Sansiled, azienda cinese specializzata appunto in LED, mi aveva mandato una lampada interessante perché è molto forte, 50 watt, ma unicamente di bianco freddo, penso fosse 6500 gradi Kelvin. E io vi ho mostrato come è un faretto potente, però non dimmerabile, non c'ha le bandiere e non ha i colori. Quindi, poiché in realtà un faretto senza bandiere, quello che può servire è quello che in illuminotecnica viene chiamato il washing, cioè riempire un'intera superficie bianca, o non solo bianca, come vedremo, infatti io sto usando sempre il nero ed è una cosa fantastica, di colore, quindi per gli sfondi, per esempio molto nei canali YouTube, molto anche nei videoclip. Le soluzioni importanti prevedono gli sky panel, situazioni di migliaia di euro, lasciamole stare. Io finora usavo le barre a LED, diciamo abbastanza anche quelle cinesi, ogni tanto se le dimmeri verso il basso fanno dei flicker. Comunque, insomma, tornando alla lampada, io ho fatto presente queste cose alla Sansiled e ho detto, guarda, io l'ho detto ai miei amici che è una lampada buona, però questo e quell'altro. Io tra l'altro ho visto che ne avete un modello da 70 watt, ma soprattutto RGB con telecomando. Se volete posso recensirvela se me la mandate. E loro hanno detto, i cinesi, no? Hanno detto, ciao Mauro, chi vuole provocare? E significava, va bene, con piacere ti mandiamo la lampada. L'hanno mandata a tempo di record, eccola qua, in realtà esteticamente uguale, se non fosse che già si intravedono i colori dell'RGB e per il fatto che all'interno c'è un elegante telecomando. Che come vedremo c'ha dei preset di vari colori, oltre diciamo a bianco, rosso, verde, sembra il film di Verdone, e blu, e la possibilità di dimmerare. In realtà è un dimmeraggio relativo, sono tipo 4 scatti, che però insomma possono servire in sede di esposizione, perché noi sappiamo che lo sfondo deve essere meno illuminato. Io ora la vado a mettere su una sedia, che, diciamo così, che voi non vedete, che è dietro di me, in modo che la lampada più o meno parta da questa altezza, più o meno, e vada a bagnare il cartoncino nero, perché io ho scoperto che bagnare il cartoncino nero è dà risultati molto migliori che bagnare il cartoncino bianco. Non chiedetemi perché non lo so, però è così e infatti sto lavorando sempre con lo sfondo Manfrotto Colorama nero. Vi lascio anche il link in descrizione, inutile dire che lascio il link della lampada in descrizione. Andiamo a vedere questa situazione. Allora, io adesso che ho sistemato la lampada vado a mettere on su bianco. Ecco qua. Ora, diciamo così, come l'altra volta, però qua si vede che è molto più forte, quindi è molto più apprezzabile il risultato, c'è, diciamo, attorno a me, tipo cosa di santificazione, una specie di aura grigio chiara che mano a mano va verso il nero. Qui ci va un po' di meno perché entra un leggero flare perché c'è una softbox bianca, però in realtà come si vede da qua va proprio verso il nero ed è un effetto secondo me molto carino. Io adesso vi faccio vedere come dimmerando verso il basso, questa ora è alla massima potenza il bianco, si può attenuare. Ecco, per esempio così è un pochino più discreto e questo qua è il minimo. Io vi ho detto sono 3, 4, forse 5 scatti, però insomma è apprezzabile la differenza, non è, si nota. Andiamo a giocare con i colori, io tengo al massimo per adesso. Andiamo con il rosso. Ragazzi, io ve lo dico proprio fra me e voi, io ero convinto, dopo gli faccio sta recensione, ma non la userò la lampada. Invece io penso proprio che la userò perché in studio è veramente bella sul nero. Questo qui ora è verde. Questo per esempio il verde sappiamo che si vede molto di più, converrebbe dimmerarlo un pochino, ecco, verso il basso, tipo così. Ed è anche questo veramente molto efficace, specie per un canale YouTube dove tu parli e proprio attorno a te c'è questo colore che poi sfuma. Ora di nuovo metto forte 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 e metto il blu, che è comunque il più classico di tutti. Anche in questo caso forse a dimmerarlo un pochino verso il basso, ecco, un paio di scatti è la situazione ideale. Mi piace, molto molto bello, soprattutto per i videoclip e per i canali YouTube. Poi ci sono dei preset che sono... andiamo a vedere. Questo è orange. Questo è corallo. Ora mettiamo oro. Poi mettiamo purple, viola. Questo per esempio, secondo me, io che appartengo al mondo dello spettacolo ma sono la persona meno superstiziosa del pianeta, secondo me è elegantissimo e ve lo ritroverete in questo canale un sacco di volte.
Io veramente ero convinto di non usarla, ma ho capito che è la lampada più divertente per fare il canale, diciamo così. Ora c'è il rosa. Oh, il fatto che non l'avrei usata, speriamo che non lo sentono i cinesi, dice guarda sto stum. E poi c'è il giallo. Eccolo qua, il giallo. Orchidea, orchid, è uguale al purple, c'è poco da fare. Navy, che è una specie di azzurro leggermente diverso. Indigo, vabbè, sarebbe una specie di teal un po' più azzurro. Poi c'è il lime, che sarebbe un giallo verde. Esatto, un pochino meno carico rispetto al giallo. C'è acqua. A me sembra bianco, lui la chiama acqua. E infine ciano. Ciano pure molto elegante, molto molto elegante come colore. Beh ragazzi, devo dire, sono sorpreso in diretta perché l'ho provata a caso, ho detto certo è un'altra cosa, del resto l'avevo chiesta io, ma non immaginavo che fosse così utile per noi videomaker. Tra l'altro ho notato e avrete notato che dimmerando non genera flicker, che per una lampada cinese relativamente economica, lascio il link in descrizione, non è proprio economicissima, e comunque insomma è un bel traguardo, e che a noi interessa, la cosa che interessa di più, no? Ovviamente è possibile anche usarla non per, come washing, però nel momento in cui, come me, io ho i Godox con, diciamo, le bandiere, il softbox, difficilmente la userò per metterla, diciamo così, sul viso, perché non ha le bandiere, quindi per quanto tu possa metterla bassa, non è mai bassissima, quindi dovresti inventarti la carta forno per attenuare, insomma, un po' un problema. Però si può anche usare, ovviamente, poi giocando con le distanze, chiaramente perdi più tempo sul set. La cosa buona è che non devi mettere le gelatine, ma c'ha già i colori. Ve la consiglio e colgo l'occasione per ricordarvi sempre che è online il mio videocorso professione videomaker, percorso diciamo completo dalla macchina e la scelta della macchina da presa, videocamera o telecamera, passando per gli obiettivi, gli accessori del rig, gli stabilizzatori, il cavalletto, i microfoni, il boom, e poi tutta la parte della regia, continuità cinematografica, montaggio, il chroma key, e una chiacchierata sui contenuti, su come appunto realizzare video che possano avere ritmo e avere successo, soprattutto in ambito pubblicitario. Questo corso dura ben 20 ore, ovvero 14 capitoli per un totale di 40 video, e viene continuamente aggiornato quando ci sono delle nuove uscite di macchine o comunque di tecnologia. Io lascio in descrizione un link per vedere gratuitamente 20 minuti, un lungo estratto di questo videocorso, e poi c'è anche il link eventualmente vogliate acquistarlo veramente a un prezzo molto popolare e accessibile a tutti. E invece in blu, che fa anche diciamo pandan, vi ricordo il mio libro Video Virali su Amazon, ve lascio il link in descrizione. È un libro che spiega come scrivere, montare, ottimizzare, insomma come creare contenuti che possano avere successo, possano viralizzare sul web, sui social in particolare, e ha un occhio di riguardo a un taglio particolarmente interessato al settore pubblicitario. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella. Vi ricordo che su Facebook c'è il mio gruppo privato Professione Videomaker, dove ci scambiamo un po' di opinioni, potete contattarmi tranquillamente, eccetera, eccetera, eccetera. L'appuntamento è su questo canale prestissimo. Grazie di essere stati insieme a me.